Gazzetta dello Sport, quel signore in fondo, per iniziare. Buonasera mister. Buonasera. Non so se sì, mi sente. Non siamo stati coglioni, come ha detto lei ieri, ma magari forse un po' polli nel secondo tempo nel prendere un gol che ha in qualche modo messo il Napoli in condizioni leggermente più difficili in prospettiva della prossima gara. E poi io ne chiedo una invece strettamente tecnica. Ha cambiato il battitore del calcio, dei calci d'angolo, ha battuto Mertens e il Napoli ha fatto gol. Ci aveva detto stiamo lavorando su delle soluzioni, se questa poteva essere la soluzione alternativa a cui faceva riferimento. No, beh, per quello che riguarda il calcio d'angolo abbiamo, a parte diciamo il tiratore, perché anche Lorenzo la poteva tirare, abbiamo spostato i tre alti, i tre centrali li abbiamo messi tutti sul primo palo. Allora è arrivata la spizzata di Maximovic per il gol di Hamsik. Allora la partita è stata ben fatta per me, abbiamo speso molto perché abbiamo giocato molto molto con molta intensità per circa 50-60 minuti. Inevitabilmente c'è stato un calo, la Stella Rossa non aveva più niente da perdere, è uscita dal guscio, è chiaro che si poteva evitare quel gol lì, però in sostanza nella matematica cambia qualcosa, ma non è che possiamo fare matematica per andare a giocare a Liverpool, qualunque fosse stato, anche se fosse stato 3-0, anzi paradossalmente secondo me ci viene anche comodo questo risultato perché ci permette di fare una partita con coraggio. Non possiamo andare a Liverpool per fare una partita di attesa, non siamo capaci, faremo la nostra partita con le nostre qualità e col nostro vantaggio, perché abbiamo un vantaggio che ci rende molto orgogliosi, perché siamo in testa al girone più difficile della Champions e dopo 5 partite siamo davanti a 2 squadroni e questo ci dà molto coraggio per passare il turno. Mattino, poi Canale 21 e poi Teleluna. Buonasera. Allora, innanzitutto una curiosità al volo, come mai la sostituzione di Albiol, nel caso insomma come sta? Ha avuto una distorsione alla caviglia, non grave, ma non era in grado di giocare, valuteremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, abbiamo tempo, giochiamo lunedì, perciò c'è tempo per poterlo recuperare. Al di là del risultato di Parigi, qual è la cosa che le è piaciuta meno questa sera? Grazie. Ma devo dire che sono soddisfatto, queste partite credo che l'abbiamo interpretata molto bene nella prima parte, un po' meno nella seconda, ma insomma il risultato era importante, abbiamo rallentato un po', ma è stato diciamo un calo inevitabile per quello che avevamo speso, per come avevamo giocato. Canale 21. Gli amici di Canale 21, mister, al momento del sorteggio credo che nessun tifoso del Napoli, anche il più sognatore, avrebbe immaginato di essere in vantaggio nel girone e di andare a giocare da favoriti a Liverpool l'ultima partita. Questo credo sia un grandissimo risultato già da questa sera. Quanto peserà appunto l'essere favoriti per questo atto finale del girone? E mi piacerebbe che ci dicesse anche la sua suggestione sul fatto che il Liverpool, ancora una volta, come succede alle grandi squadre, ai grandi allenatori, è sulla sua strada e sul suo destino. Ma è un vantaggio che ci conforta, inevitabilmente ci conforta soprattutto le prestazioni che abbiamo fatto in questo girone. Insomma, siamo una squadra imbattuta, abbiamo fatto molto bene tutte le partite, soprattutto quella contro il Liverpool, e insomma sappiamo come si fa. E allora con personalità, con coraggio, l'andremo a fare e come ho detto, senza fare calcoli, perché l'ho detto anche ieri, questo girone si decide alla fine e si decide per tutti, perché anche la Stella Rossa può battere il Paris Saint-Germain, non è che è scontata la vittoria del Paris Saint-Germain. Allora fare calcoli ci fa perdere energie, dobbiamo pensare alla partita di lunedì che penso sarà più difficile di quella che andiamo a giocare a Liverpool, perciò concentrati per lunedì. È una squadra che, a parte l'ambiente che mi piace molto, perché
Anfield è un ambiente fantastico, spettacoloso, e siamo contenti di giocare lì perché credo che è un'esperienza unica, è una partita importante, ne ho fatte tante con Liverpool, molte bene, alcune un po' meno, ma rimane il ricordo di un ambiente eccezionale. Teleluna. Buonasera mister, volevo chiederti se era la risposta che ti aspettavi dopo la gara contro il Chievo e se quel rallentamento al quale hai fatto riferimento magari era anche perché in campo si sapeva del risultato di Parigi. No, non abbiamo, credo che i giocatori non eravamo informati, assolutamente non volevo che ci fossero informazioni perché dovevamo essere concentrati sulla partita che, come ho detto, è stata fatta bene. Il calo non è stato perché è stato un calo, diciamo, fisiologico, fisico, per il risultato e per le energie spese. Il Roma, il giornale più antico d'Italia. Prego. Buonasera mister. Voglio tornare sul discorso del calo. Se questo calo nel secondo tempo ha impedito magari di fare il quarto gol che avrebbe facilitato di molto il discorso ad Anfield, e a tal proposito chiedo della sostituzione di Insigne, se è stata una sostituzione tecnica oppure se è uscito per qualche altro motivo. Oh, la sostituzione di Lorenzo solo perché, come ho detto, ha fatto tantissimo in fase d'attacco, e era un po' stanco, e era inutile, volevo mettere solamente un giocatore più fresco, ma solo per quello. La partita di Lorenzo è stata molto buona, come ho detto, paradossalmente, questo è un mio pensiero personale, ma paradossalmente è meglio così, perché in altra maniera si poteva andare a Liverpool a giocare per perdere 1-0, ma non è proprio il caso. La partita, se passi il turno, se giochi meglio del Liverpool. Lo abbiamo fatto nella partita di andata, proveremo a farlo nella partita di ritorno. La Rai non c'è? No. Basta, non ci sono più domande. Grazie e buonanotte. Buonanotte. Grazie. Ciao, buonasera. Evo na brzinu sada.